La guerra è l'unica soluzione per fermare la guerra. Voi ci credete? Io ho smesso di crederci. Ci ritroviamo con un'Europa oggi dove vediamo che tre autocrati fermano tutti i processi politici in corso. E ci vengono a dire che questa è una guerra giusta, quella che viene combattuta. C'è un signore che sta a Budapest che paralizza l'Unione Europea. C'è un signore che sta a Mosca che muove i carri armati e scatena la guerra aperta. Questa è la storia che si scrive sui giornali ai titoli più grandi. Ma lo scandalo di questa guerra, sapete qual è? È che gli affari continuano mentre si fa la guerra. Cioè, quelli che si fanno la guerra, in contemporanea, fanno gli affari. Mentre si spara, e lo dico io che sono contro le sanzioni in assoluto, noi continuiamo a comprare i combustibili fossili dalla Russia e diamo 5-6 miliardi di euro di aiuti all'Ucraina e 100 miliardi alla Russia. Cioè, mentre diciamo no alla guerra, facciamo il pieno ai carri armati che fanno la guerra e armiamo gli aerei e le rampe dei missili che lanciano quegli oggetti di morte sul paese aggredito. Questo è il paradosso, che questa guerra è un affare mentre si fa la guerra. Ci hanno detto che l'articolo 11 della Costituzione non dice esattamente quello che c'è scritto. No. A me hanno spiegato un'altra cosa. Quel ripudia non è un verbo qualunque. Si poteva dire l'Italia rinuncia alla guerra, le rinunce se ne fanno e sono impegnative, ma ripudiare significa mettere un valore morale forte nella scelta che fai. Dire via da me, via dalle mie mani, via dai miei occhi, via dal mio cuore, via dalle mie parole, perché le parole armano tanto quanto le mani con gli strumenti che uccidono. Guerra più guerra non fa pace, ricordiamocelo. E chi ammazza non è un eroe. Un eroe è chi sceglie di difendere l'umanità senza sparare un colpo. Buon avvenire a tutti.